Ok, benvenuti a tutti. Questa è la serata Occhi ai Giganti dedicata alla congiunzione che si verificherà tra qualche giorno tra Giove e Saturno. Prima di iniziare, come al solito, voglio fare innanzitutto ringraziare tutti voi che siete collegati via Zoom. Quindi ci state un po' mettendo la faccia, nel senso che avete la possibilità di partecipare con noi alla diretta. E saluto anche chi si collega su YouTube e su Facebook, quindi YouTube il canale del gruppo Astrofili Savonesi, Facebook invece la pagina degli Astrofili Liguri Polaris. E ringrazio Franco degli Astrofili Liguri Polaris che si è messo in gioco e ha prodotto del materiale che poi vi farà vedere lui stesso. E ringrazio Alessandra, la presidente degli Astrofili Polaris, che ci parlerà di Giove e Saturno. Ringrazio Sandro del gruppo Astrofili Savonesi che è in cabina di regia con tutte le sue computer e monitor che segue e manda tutte le dirette. E prima di iniziare vi faccio una breve scaletta della serata. Vi farò vedere prima un paio di video, poi passerò la parola ad Alessandra che vi racconterà qualcosa su questi due giganti che sono un po' i protagonisti della serata. E poi la parola tornerà a me. E giocheremo un pochino con un software di planetario virtuale che è Stellarium. Chi ci segue già ha già visto come funziona e che cosa facciamo. E cercherò di raccontarvi un pochino la congiunzione vista in maniera artificiale, digitale. E dopodiché darò la parola a Franco che ci farà vedere quello che è riuscito a fare negli scorsi giorni, perché in realtà questa sarebbe la serata osservativa, astronomia dal balcone, ma la congiunzione non è più visibile perché è già tramontata, no? I pianeti si stanno avvicinando, a parte che la congiunzione non è nemmeno oggi, però noi approfittiamo di questo venerdì per raccontarvi quello che sta succedendo nel cielo. Chiuderemo con un ultimo video e poi ci saluteremo. Ora, bando alle ciance, vi faccio vedere subito un simpatico video di Franco che stava preparando tutti i suoi ammonicoli per fare le riprese che poi vi farà vedere dopo. Questa è un po' la vita dell'astrofilo. Di giorno si prepara e alla sera e di notte poi si fanno le riprese. Le riprese sono state fatte dal suo balcone di casa a Genova, quindi con tutti i difetti che possono avere delle riprese fatte da una città, insomma, importante come Genova. Poi Franco ci racconterà meglio della strumentazione che sta usando, tanto adesso la potete vedere, così poi quando ve ne parlerà avete un'immagine di che cosa lui ha usato. Bene, il secondo video che vi voglio far vedere prima di partire con la presentazione di Alessandra è un video che ci racconta un po' almeno la formazione del Sistema Solare, visto che stiamo parlando di due pianeti che fanno parte del nostro Sistema Solare. Ok? Quindi ci sembrava doveroso presentarli un pochino dalle origini. Il nostro sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa da una gigantesca nube di gas e polvere che pervadeva lo spazio ora occupato dal Sole, dalla Terra e da tutti gli altri pianeti a noi vicini. Ovviamente non è più possibile vedere la nube da cui tutto ha avuto origine. Una devastante esplosione nucleare, causata dalla morte di qualche stella a noi vicina, ha dato il via alla formazione del Sole e del suo sistema planetario. L'immensa forza originata dall'esplosione ha disturbato il precario equilibrio della nube di gas originaria, causando il collasso gravitazionale della materia costituente la nube stessa. La materia, collassando, ha creato al centro la protostella, che sarebbe poi divenuta il Sole, e in periferia un gran numero di grumi che si sarebbero poi trasformati nei pianeti oggi conosciuti.
In altri termini, i pianeti si sarebbero formati con quella parte di nube che non è servita al Sole per nascere. I pianeti rocciosi, più resistenti alle alte temperature dovute alla vicinanza del Sole, si sono formati nel sistema solare interno, mentre i grandi pianeti gassosi, per alcuni aspetti ancora enigmatici, si sono formati oltre la fascia degli asteroidi, in zone più fredde dello spazio. A seguito del continuo collasso gravitazionale, il nucleo del Sole divenne sempre più caldo, fino a quando non si innescarono le reazioni nucleari che ancora oggi mantengono stabile la nostra stella. Il Sistema Solare è nato, con i suoi pianeti rocciosi, con i suoi giganteschi pianeti gassosi, e con i mondi ghiacciati dei pianeti lontani. Il telescopio spaziale Hubble ci ha offerto visioni mai viste del nostro sistema solare. Le aurore boreali e australi su Giove e su Saturno, l'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove, avvenuto nel 1994. La Terra potrebbe stare comodamente in ciascuna delle ferite causate da queste collisioni. Nonostante ciò, ancora oggi non si sa esattamente quanta materia faccia parte del nostro sistema solare e quanti siano i pianeti. La nascita, la vita, la morte e la rinascita delle stelle continua di ciclo in ciclo. Le stelle, nate da gas e polvere, brillano per milioni, miliardi di anni, quindi muoiono, ritornando gas e polvere, da cui si formeranno nuove stelle, nuovi pianeti e gli elementi necessari alla vita. Ok, grazie. Dicevo, passo la parola ad Alessandra che ci racconta qualcosa su questi due giganti. Ale, a te la parola. Benissimo, allora io condivido lo schermo, facciamo una piccola presentazione. Allora, iniziamo. Occhio ai giganti. Parleremo di questi due, appunto, giganti del nostro sistema solare. Qui vedete già due bellissime foto prese dalle missioni, la prima, quella di Giove a sinistra, dalle missioni Galileo, e quella a destra di Saturno, dalla missione Cassini. No? Oh, ok. Scusate, ecco. Vorrei iniziare subito con una bellissima fotografia del nostro socio Luigi Pizzimenti di Polaris, vicepresidente di Polaris, che ha fotografato la congiunzione Giove-Saturno immortalandola sopra il monte di Madonna della Guardia. Il monte è alto circa più di 800 metri e qui c'è il santuario di Madonna della Guardia. Questa foto è del 14 dicembre, qualche giorno fa, e come potete vedere, lo segno col mouse, qui Giove e Saturno erano già abbastanza vicini e devo dire che Giove era molto luminoso, fa quasi concorrenza alla luce su Madonna della Guardia, è molto suggestiva questa fotografia. Andiamo avanti. Allora, però... Dicevamo, sono due giganti del Sistema Solare, ma sono davvero giganti? Quanto sono grossi? E le dimensioni poi, come tutto, sono relative. Ecco qui una grafica che illustra le dimensioni dei pianeti del Sistema Solare in scala con il nostro Sole e ci possiamo rendere conto di quanto siano veramente
veramente piccoli rispetto al Sole, persino Giove e Saturno, anche se sono questi due pianeti sono evidentemente molto più grandi degli altri. I pianeti rocciosi a sinistra, Mercurio, Venere, Terra e Marte, quasi spariscono praticamente rispetto a questi giganti gassosi. Insieme a Urano e Nettuno, sono i quattro giganti composti di gas del nostro sistema solare. Questo è un dettaglio che vediamo meglio per apprezzare di più le dimensioni relative tra i pianeti del sistema solare. Vedete da sinistra il terzo pianeta, la nostra Terra, con una luna piccolissima, microscopica. Si vede già da qui che Giove è più grande di Saturno, considerando Saturno senza anelli, ovviamente. E guardate, dopo Nettuno, i pianeti nani come appaiono minuscoli, in proporzione, in scala con il nostro Sole. Ma dove si trovano Giove e Saturno? Allora, sono rispettivamente il quinto e il sesto pianeta del nostro sistema solare. E con Giove inizia la grande dicotomia del nostro sistema solare, ovvero la suddivisione dei pianeti in rocciosi e gassosi. I primi quattro pianeti in ordine di distanza dal Sole, Mercurio, Venere, la Terra e Marte, sono rocciosi, cioè hanno una superficie solida su cui si può camminare o su cui può atterrare una sonda. Invece Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono chiamati i giganti gassosi perché non hanno una superficie solida, ma sono composti esclusivamente di gas, prevalentemente idrogeno ed elio, e quindi una sonda non può atterrare su questi pianeti, ma può solo sprofondare nella loro atmosfera, come in effetti è già successo per alcune sonde, e ne parleremo più avanti. Allora, qui vediamo una bellissima fotografia di Giove ripresa dal telescopio spaziale Hubble, il telescopio che è in orbita intorno alla Terra, fuori dall'atmosfera a 400 km dalla superficie, e quindi ci può regalare delle immagini già così dettagliate dei pianeti che sono impossibili, diciamo, con altri telescopi da Terra. Vedete qua, si apprezza già di Giove, si apprezzano le bande atmosferiche, i colori stupendi, dal color cremisi al color marrone, mattone, si apprezza la grande macchia rossa, di cui parleremo tra poco, che comunque vi anticipo è un'enorme tempesta, e anche come un giro di perle questi ovali bianchi. Nell'emisfero sud del pianeta, che sono degli enormi vortici e delle tempeste anch'esse, ma vengono detti tecnicamente ovali. Allora, partiamo da una breve carta d'identità di Giove. Allora, Giove dista dal Sole 5,2 unità astronomiche. L'unità astronomica è un'unità di misura che si utilizza per le distanze all'interno del nostro sistema solare. Un'unità astronomica corrisponde alla distanza Terra-Sole, che è di circa 150 milioni di chilometri. Quindi, se noi diciamo che Giove dista 5,2 unità astronomiche dal Sole, intendiamo dire che dista 5 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole, più di 5 volte. Il diametro di Giove poi è di 142.000 e rotti chilometri all'equatore e minore ai poli. Il diametro ai poli è di 133.709 chilometri. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giove risulta schiacciato ai poli, che il suo diametro è più lungo all'equatore, quindi presenta questo schiacciamento ai poli che è in parte dovuto, soprattutto dovuto, alla velocissima rotazione del pianeta. Infatti, ha la rotazione su se stessa, ha la rotazione più alta, più veloce, scusate, di tutto il sistema solare come pianeta. In 9 ore e 50 minuti, compie un'intera rotazione su se stesso. Al confronto, la Terra, come sapete, impiega 24 ore.
Quindi i giorni su Giove sono molto veloci. La rivoluzione intorno al Sole di Giove, invece, dura quasi 12 anni. Quindi, al contrario, i suoi anni sono molto, molto lunghi. La composizione chimica è per l'89% composta da idrogeno, l'elemento più abbondante dell'universo, e per il 10% di elio. L'altro 1% si divide tra ammoniaca, metano e acqua. Comunque sono tutti elementi, anche tracce di carbonio, sono tutti elementi gassosi comunque. E è molto simile, diciamo, come percentuali alla composizione del Sole, perché come sapete anche la nostra stella è composta per la maggior parte da idrogeno e anche da una percentuale di elio. La densità di Giove. Giove ha una densità un pochino superiore a quella dell'acqua, 1,319 per 10 alla terza chilogrammi su metro cubo. Per confronto la Terra ha una densità maggiore, ben maggiore, essendo un pianeta roccioso, equivalente a 5,51 per 10 alla terza chilometri su metro cubo. Quindi ovviamente non ci stupisce vedere che Giove ha una densità molto bassa, essendo gassoso. La sua temperatura superficiale media è di meno 121 gradi Celsius, quindi fa abbastanza freddino. E la velocità di fuga, ovvero la velocità di cui c'è bisogno per scappare dalla sua attrazione gravitazionale è di quasi 60 km al secondo. Per confronto, la velocità di fuga del pianeta Terra è di 11 circa chilometri al secondo, ma anche questo non ci stupisce perché Giove ha una massa che è circa 318 volte la massa della Terra, quindi molto più massiccio, e la sua attrazione gravitazionale è parecchio maggiore, e quindi occorre una velocità di fuga per abbandonare il pianeta molto maggiore. Satelliti ne abbiamo, direi proprio di sì, 79 lune orbitano intorno a questo gigante, il pianeta, ricordiamolo, più grande del nostro sistema solare, e ha quattro anelli. Quindi, come sapete, Saturno non è l'unico pianeta del sistema solare ad avere degli anelli, ma tutti i giganti gassosi sono provvisti di anelli, sia quindi anche Urano e Nettuno. Ovviamente gli anelli di Saturno sono i più spettacolari e più belli. La magnitudine apparente media di Giove è di meno 2,60. La magnitudine è una scala di luminosità usata in astronomia, e da magnitudo in latino, e comunque è una scala della luminosità rovesciata, diciamo, più i valori sono negativi e più alta è la luminosità. Quindi Giove, con una magnitudine di meno 2,60, è luminosissimo nel nostro cielo e quindi infatti è facilmente visibile anche ad occhio nudo, anzi viene spesso scambiato per una stella, da tanto è luminoso. Andiamo avanti, diciamo due parole sull'interno di Giove. Guardando la figura in basso, partendo dal centro, Giove è composto da un nucleo solido, composto da ferro e silicati, poi da una zona composta da idrogeno metallico liquido. L'idrogeno metallico si ottiene sottoponendo l'idrogeno a una pressione sufficiente a determinare un cambiamento di fase nella materia, ed è un esempio di materia degenere. L'idrogeno metallico liquido, nello specifico, è un sistema di protoni ed elettroni liberi. Dopodiché abbiamo, andando verso l'esterno, dall'interno verso l'esterno, l'idrogeno molecolare. E cioè, composto l'idrogeno molecolare, le molecole di idrogeno sono composte da due atomi di idrogeno e elio liquidi, sempre liquidi, ma non sono idrogeno metallico, quindi semplice idrogeno liquido non è un materiale degenere. E poi abbiamo finalmente l'atmosfera,
come ultimo strato più esterno, composta appunto da idrogeno, elio, ammoniaca, metano e da tutti quegli elementi a cui abbiamo accennato prima. Per confronto possiamo vedere anche qui in scala le dimensioni della Terra con le dimensioni di Giove. Parliamo dell'atmosfera. Allora, è sicuramente la caratteristica principale, del pianeta, perché Giove ha un'atmosfera molto turbolenta. I sistemi, nuvolosi sono organizzati in delle fasce orizzontali lungo il pianeta, lungo le varie latitudini, e si dividono nelle zone, che sono le fasce chiare, e nelle bande, che sono queste, che appaiono più scure, perché sopra di esse c'è una minor copertura nuvolosa, quindi appaiono più scure. L'interazione tra le zone e le bande causa molte turbolenze nel pianeta e dà luogo a tempeste, a ovali, a vortici veramente spettacolari. Le due principali bande più scure del pianeta sono la banda equatoriale nord, NEB dall'acronimo inglese, che è la più scura e la più bella praticamente, e la banda equatoriale sud, posta leggermente sotto l'equatore, SEB, l'acronimo in inglese, che è anche questa ma ben marcata, anche se meno della banda equatoriale nord. Quando appunto interagiscono queste bande, si provocano delle violente tempeste, i cui venti raggiungono delle velocità altissime, superiori, no, notevolmente superiori ai 400 km all'ora. Questo perché? Perché dobbiamo ricordarci che l'atmosfera Giove non ruota come un corpo rigido, ma subisce una rotazione differenziale, come tutti i pianeti gassosi e come anche il nostro Sole. Quindi ruotano a diverse velocità, tutte queste, dall'equatore fino al polo nord, ruotano a diverse velocità questi gas e quindi si possono sovrapporre, scontrare e danno origine ai fenomeni più vari. Ma tutte queste bellissime foto che abbiamo di Giove e che fra poco vi farò anche vedere, chi ce le ha procurate? La missione Juno. La missione Juno è una missione della NASA che attualmente appunto sta lavorando. È stata lanciata questa sonda il 5 agosto 2011 ed ha viaggiato per il nostro sistema solare per 5 anni prima di arrivare a Giove. È arrivata infatti nel 2016 e si prevede che questa missione continui, diciamo, a funzionare regolarmente fino a luglio 2021. Doveva essere più breve, ma è stata estesa. Una curiosità: a bordo della sonda Juno c'è una targa dedicata a Galileo Galilei, lo scienziato italiano, una targa di alluminio che riproduce la prima descrizione, il primo scritto che Galileo fece quando per la prima volta osservò al telescopio nel 1609 con il suo cannocchiale Giove con i suoi satelliti. E quindi questo è stato un omaggio che si è voluto fare allo scienziato italiano. E questa targa è stata procurata dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, e è stata l'ASI che l'ha donata alla NASA, la quale appunto l'ha fatta partire insieme alla missione Juno. E Juno, tra l'altro, la particolarità di questa missione è che viaggia, cioè le sue orbite sono delle orbite polari del pianeta. Questo è molto importante perché non avevamo mai osservato con così alta risoluzione i poli del pianeta e adesso abbiamo potuto farlo, il polo sud e il polo nord. E ci ha regalato delle visioni, sembrano dei quadri astratti. La fotocamera, la Juno Cam installata sulla sonda Juno, ci sta regalando delle fotografie meravigliose. Guardate qua delle sezioni del pianeta
e potete vedere, sembrano veramente dei quadri astratti, a parte i colori meravigliosi, che derivano appunto da tutti i composti chimici dell'atmosfera gioviana, ma anche le turbolenze dovute allo scontro e alla sovrapposizione tra le zone, le bande e le tempeste che si formano e quindi danno vita a dei particolari veramente molto molto belli. Qui vi parlavo dei vortici polari, ecco, guardate, qui abbiamo un confronto tra l'immagine a sinistra della sonda Cassini ripresa nel 2000 del polo sud di Giove. E la sonda Cassini è una sonda che era il suo target era lo studio del pianeta Saturno, però è passata vicino a Giove e ha fotografato anche Giove. Invece a destra guardate l'immagine del polo sud di Giove, visto da Giuno, a un'altitudine di 52.000 km. Guardate queste caratteristiche ovali, sono tutti dei cicloni che possono avere fino a 600 km di diametro. E queste sono tutte immagini acquisite con lo strumento JunoCam, che è sulla navicella, sulla sonda. Ma è una sovrapposizione di immagini che sono state prese su varie orbite separate e poi sono state combinate insieme. Il colore è migliorato per ammissione della NASA, quindi un po' di falsi colori ci sono e sono immagini zoomate comunque, sono tutte immagini zoomate. La grande macchia rossa, Great Red Spot in inglese, GRS, è una tempesta anticiclonica. Posta a 22 gradi a sud dell'equatore di Giove. Le sue dimensioni sono variabili, come dimensione a circa 24.000 km da ovest a est, diciamo di larghezza, e di altezza, diciamo così, dai 12 ai 14.000 km dal sud al nord. Ha la forma di un ovale, ha una forma ellittica, ma si sta riducendo e si presume che diventerà più tondeggiante in futuro. Ruota in senso antiorario con un periodo di 6 giorni terrestri che corrispondono a 14 giorni gioviani. Date le sue dimensioni, potrebbe contenere circa 2 Terre. Infatti, vedete qui in basso questa immagine, ovviamente questa è un'immagine di fantasia, invece a destra è un'immagine vera della grande macchia. Quindi, che cos'è? È una tempesta che è stata vista sin dai tempi di Galileo, sin dal 1600, quindi va avanti da centinaia di anni, ma abbiamo detto che si sta riducendo e si stima che nei prossimi 100 anni, forse anche meno, si possa veramente ridurre molto, perché si sta già riducendo di più di 1.000 km all'anno. E guardate qua la macchia rossa che si scontra con le bande di Giove e provoca tutte queste turbolenze e queste sì, queste turbolenze bellissime, proprio sembrano veramente dei quadri astratti. Sotto la grande macchia abbiamo, che è di colore rosso, abbiamo di colore bianco questi che vengono chiamati degli ovali. In realtà, poi gli ovali si possono scontrare e per accumulo si possono formare degli ovali più grandi. In particolare c'è un ovale molto famoso chiamato l'ovale BA, che è nato dallo scontro di 3 ovali più piccoli che si sono scontrati nel 2009. Qua abbiamo una fotografia spettacolare, secondo me veramente molto bella, è una delle mie fotografie preferite, è una foto della missione Juno, presa sul sito della NASA, dove si vede un dettaglio della grande macchia rossa e si vede l'ombra di Io è il satellite più vicino di Giove.
l'ombra di Io che si staglia sulla macchia rossa. Qui vedete il pianeta Io, e già è spettacolare perché si vedono anche i colori del pianeta. È uno dei pianeti più uno dei satelliti, scusate, uno dei satelliti più colorati del sistema solare, perché ha una forte attività geologica di vulcanismo, e quindi la lava lo colora di mille colori. E quindi si vede molto bene il satellite Io e la sua ombra sulla macchia rossa, oltre ai dettagli, diciamo, delle tempeste di cui avevamo parlato prima e delle turbulenze atmosferiche. Veramente, veramente molto bella. E questi invece sono gli ovali di Giove, e in particolare questa foto di destra mostra la grande macchia rossa. E sotto l'ovale BA di cui vi parlavo, che è un ovale nato dallo scontro di tre ovali nel 2009, sotto altri ovali bianchi, e qui abbiamo anche la piccola macchia rossa, anzi scusate, l'ovale BA è soprannominato la piccola macchia rossa. E qui abbiamo un'altra piccola, la macchia rossa neonata. Comunque tutte queste formazioni sono molto instabili e poi tendono a dissolversi, ad aumentare, a scomparire. Solo la macchia rossa, diciamo, è quella più stabile di tutti. Abbiamo, a proposito di formazioni e della magnifica atmosfera gioviana, qui una curiosità: abbiamo il delfino di Giove. Ovviamente non è un vero delfino, ma è solo una illusione ottica. In particolare si vede molto bene nella fotografia qui sotto in basso. Vedete, proprio sembra un delfino. Questa turbolenza sembra un delfino con la sua pinna. Sopra il suo muso, addirittura l'occhio, è veramente molto carino. Ed è, diciamo, è semplicemente una turbolenza che si sta scontrando con le altre. Qui sopra, a sinistra, si vede un'altra formazione simile. Ovviamente è stata, ecco, questa linea arancione che la contorna invece è stata aggiunta al computer, questa linea arancione, per far vedere la forma di pesce, diciamo, di questa turbolenza. Qui a destra c'è la stessa figura in alto senza la linea arancione che la demarca. Comunque sono immagini molto belle, questi dettagli sono veramente spettacolari, ci ha regalato la sonda Juno. E un altro fenomeno molto importante di Giove sono le aurore polari. Qui ce n'è una spettacolare, bellissima. Giove ha un campo magnetico enorme, e che intrappola tutte le particelle cariche, che arrivano sia dal nostro Sole, sia anche da Io, il suo satellite più vicino, che ha delle eruzioni vulcaniche così potenti che delle particelle cariche riescono a lasciare l'atmosfera del satellite e vengono catturate dalla magnetosfera di Giove e vengono convogliate al polo nord del pianeta, dove si scontrano queste particelle cariche con l'atmosfera e si formano queste meravigliose aurore come le nostre aurore boreali, che conosciamo e che ammiriamo, soltanto molto molto più potenti. Anche questa foto è bellissima, si vedono le bande benissimo, la macchia rossa e gli ovali. Una curiosità, gli ovali sono molto più, praticamente quasi tutti, si trovano nel polo sud del pianeta, sotto l'equatore. E gli anelli. Allora, anche Giove, dicevamo, ha degli anelli. Questa è un'immagine vera, non è un'elaborazione al computer, è un'immagine vera e mi piaceva tantissimo perché la trovo molto simbolica, è quasi da film dell'orrore, The Circle, mi vengono in mente film così. Comunque mi piaceva mettere questa frase di Tolkien, tratta dal Signore degli Anelli. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli.
Stava bene con questa foto. Anche Giove alle anelli, non ha niente da invidiare a Saturno, diciamo. Forse vi sarete accorti che Giove è il mio pianeta preferito, per questo che vi sto facendo questa sviolinata, ma comunque questa è un'altra foto in dettaglio di Giove e Gio i quattro anelli di Giove sono, partendo dall'anello più interno, più vicino al pianeta, sono l'anello di Alone, l'anello principale e poi andando verso l'esterno c'è l'anello Gossamer interno, che in inglese vuol dire Garza, l'anello interno di Amaltea e l'anello esterno di Tebe. Amaltea e Tebe sono dei piccoli satelliti di Giove che si trovano proprio in mezzo a questi anelli. E noi diciamo sempre che Io è il satellite più vicino a Giove. In realtà è il satellite più grande, più vicino a Giove, perché più vicino a Giove ci sono ben quattro piccoli satelliti. Tra cui Amaltea e Tebe, che sono, si trovano all'interno dei suoi anelli. Questa è una foto di Giove, e invece con gli anelli, però gli anelli, questa è una ricostruzione al computer, ma la foto del pianeta, del corpo del pianeta è vera e dovrebbero apparire più o meno così. Ovviamente questi anelli sono composti da polvere. Da silicati molto polverosi, composti da polvere, da silicati, da ghiaccio, ma molto meno dei satelliti di Saturno che hanno veramente molto più ghiaccio al loro interno. Parliamo brevemente degli altri satelliti di Giove, di sua vastità Giove, la sua corte. Qui abbiamo non in scala, non in scala perché rispetto al pianeta, perché Giove dovrebbe apparire molto, molto più grande di questi satelliti, i suoi quattro satelliti, Io, Europa, Ganimede e Callisto, che sono le quattro lune principali di Giove, le vediamo bene qui, sono detti satelliti galileiani. Perché furono scoperti appunto da Galileo Galilei nel 1609, quando per la prima volta puntò il suo cannocchiale verso Giove, e lui li dedicò, li chiamò satelliti Medicei in onore della famiglia Medici, dedicò a loro questa scoperta. In ordine di distanza dal pianeta Giove troviamo Io, Europa, Ganimede e Callisto. Ognuno di queste quattro lune ha una particolarità, delle grandi particolarità. Secondo me sono i satelliti più interessanti di tutto il sistema solare. Io è il più geologicamente attivo ed è coloratissimo, sembra quasi una pizza, dico sempre, perché ha questi colori giallo, verde, rosso, bianco, tipo mozzarella, e quindi è molto attivo. Perché è così attivo geologicamente? Perché subisce le forze mareali di attrazione del pianeta, di Giove, che scaldano, che comprimono il suo nucleo, periodicamente lo comprimono e poi si riallarga e quindi si scalda, l'interno di Io si scalda. Poi abbiamo Europa, che è un mondo ghiacciato. Ed è il più interessante forse di tutti perché si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa si stende un grande oceano di acqua salata. E quindi le prossime missioni, c'è in programma una missione importantissima della NASA e anche dell'ESA, che si chiamerà JUICE, partirà nei prossimi anni e visiterà Europa, Ganimede e Callisto. Ganimede è il satellite più grande del sistema solare in assoluto, è più grande anche del pianeta Mercurio e anch'esso sotto la sua superficie ha un oceano di acqua liquida e anche Callisto è il satellite più esterno e notate com'è completamente craterizzato perché essendo il più esterno, poverino, si becca tutte le comete che Giove attira, o i corpi che vengono attirati dalla gravità di Giove, poi finiscono anche su Callisto. Scusa Alessandro, c'è una domanda da Zoom. Gli ovali che sono a sud di Giove,
Sono le cicatrici della cometa? No, gli La ovali sua che sono a terra. sud di Giove non sono le cicatrici della cometa, anche se la cometa Schumacher ha lasciato dei segni su Giove che sono stati visti, ci sono delle cicatrici, scusate, ma non sono questi ovali che vi ho fatto mostrare, sono molto molto più piccole e sono nere. I segni della cometa sono neri e non sono bianchi come gli ovali. Passiamo a Saturno, una piccola carta d'identità di Saturno, dista 9,6 unità astronomiche dal Sole, quasi il doppio di Giove. Vi ricordate, Giove distava 5,2 unità astronomiche. Anche Saturno è composto per il 95% da idrogeno, il 3% di elio. Acqua, metano e ammoniaca. Il nucleo di Saturno è composto da silicati e da ghiacci, è avvolto da uno strato di idrogeno metallico come il nucleo di Giove e poi da uno strato esterno gassoso. La sua temperatura superficiale è meno 186 gradi, quindi inferiore, fa più freddo che su Giove. E i suoi venti sono più forti dei venti di Giove, perché se i venti di Giove possono superare i 400 km all'ora, quelli di Saturno arrivano fino a 1800 km orari. Sono superati soltanto dai venti di Nettuno, perché pare che sul pianeta Nettuno ci siano i venti più forti del sistema solare che possono arrivare anche quasi a 2000 km all'ora. Saturno batte Giove anche per il numero di satelliti, ne ha 82 contro i 79 di Giove. Gli anelli di Saturno sono composti da ghiaccio, da polveri, da piccoli silicati, da materiali ferrosi, anidride carbonica ghiacciata. E le dimensioni di questi frammenti sono piccolissimi, vanno dal micrometro al metro. Vi ricordo che un micrometro è un milionesimo di metro, quindi da un milionesimo di metro fino a un metro. E lo spessore degli anelli di Saturno è incredibilmente sottile, si parla di circa 10 metri. Il periodo orbitale di Saturno è quasi 29 anni e mezzo, quasi 30 anni praticamente, ci mette a fare un giro completo intorno al Sole. E la rotazione di Saturno è più o meno simile a quella di Giove, un po' più veloce. 10 ore e mezza ci mette Saturno per ruotare su se stesso. Giove ruotava in meno di 10 ore. Quindi anche Saturno presenta uno schiacciamento ai poli, come lo presenta Giove. E la densità, ecco, qui c'è una curiosità. Saturno ha una densità inferiore a quella dell'acqua, 0,68 per 10 alla terza chilogrammi su metro cubo. La Terra, qui abbiamo sempre il confronto con la densità della Terra. Quindi cosa vuol dire questo, che ha una densità inferiore a quella dell'acqua? Vuol dire che se noi potessimo, se fosse possibile mettere immergere Saturno in un grande oceano, più grande di lui, Saturno galleggerebbe. Ovviamente ciò non è possibile, però la sua densità è minore di quella dell'acqua. La magnitudine apparente di Saturno è 0,7, molto più alta di quella di Giove, vuol dire che il pianeta è meno luminoso di Giove, però comunque una magnitudine apparente di 0,7 è di tutto rispetto, infatti anche Saturno è visibilissimo a occhio nudo. Volevo dire un'altra cosa sulla magnitudine. Ecco, volevo farvi vedere questa foto di Saturno. È stata fatta dalla missione Cassini-Huygens, che ci ha regalato delle fotografie meravigliose. Vi faccio vedere qua queste foto della missione Cassini, per farvi vedere, apprezzare la posizione degli anelli del pianeta Saturno, che può variare, che può cambiare a seconda della posizione del pianeta.
Ovviamente Saturno, l'asse di rotazione di Saturno è inclinato rispetto all'eclittica, ovvero rispetto al piano della sua orbita, quindi anche gli anelli sono inclinati, risultano inclinati lungo l'equatore di Saturno, inclinati come pianeta. E a seconda della posizione di Saturno, sulla sua orbita, a seconda anche della nostra posizione della Terra, noi li possiamo vedere da un certo punto di vista o da un altro. Guardate, ecco, vi ho messo questa foto di Saturno, bellissima, perché si possono vedere anche qui le famose aurore di Saturno, perché anche Saturno, come Giove, ha delle aurore molto molto belle, perché anche comunque il campo magnetico di Saturno è anch'esso grande. Vediamo qui, tra l'altro, negli anelli la divisione di Cassini, cioè una divisione tra gli anelli, marcata, chiamata così dal nome dell'astronomo italiano Gian Domenico Cassini, che la scoprì nel 1675, e separa gli anelli più brillanti del pianeta, l'anello B all'interno e l'anello A all'esterno. In realtà, gli anelli sono molti di più. Gli anelli, ecco, qui c'è un'altra foto stupenda di Saturno con davanti il suo satellite Titano, il più grande satellite di Saturno, e qui vedete che gli anelli, per effetto prospettico, sembrano quasi sparire, sembrano una lamina contro il pianeta, però si vede la loro ombra nel polo sud del pianeta. Molto bella. Questa è un'altra foto iconica, che è molto famosa, della missione Cassini-Huygens, Saturno che eclissa il Sole. Il Sole si trova dietro il pianeta e illumina tutti i suoi anelli. Questa foto è diventata famosa, è una delle foto più belle. Ricordiamo che la missione Cassini-Huygens si è conclusa nel 2017 con la tragica fine della sonda Cassini, che è stata fatta schiantare, diciamo così, su Saturno, anche se schiantare non è proprio il termine corretto, in quanto che abbiamo detto Saturno non ha un'atmosfera solida, ma si è immersa nell'atmosfera si è immersa nell'atmosfera di Saturno e quindi ha studiato un po', ha mandato dei dati e poi ovviamente è morta, diciamo. Okay. Una domanda che viene da Facebook. Sì? Come si fa a misurare la velocità di questi venti su questi pianeti così lontani? Ah, come si fa? Bella, bellissima domanda. Come si fa a misurare la velocità di questi venti? Bene, noi conosciamo il diametro di Giove e misuriamo e sappiamo anche quant'è il suo tempo di rotazione. Abbiamo visto che è di 9 ore e 50, meno di 10 ore. E quindi, conoscendo il diametro e conoscendo la velocità di rotazione, noi vediamo quanto tempo ci mettono le turbolenze a spostarsi e possiamo misurare in questo modo la velocità dei venti. Questo detto in termini semplici, senza addentrarsi nei dettagli tecnici, però bellissima domanda, giusto? Andiamo avanti. Ecco, qui possiamo vedere meglio gli anelli di Saturno, che vi dicevo che sono tantissimi. Noi li vediamo come un corpo unico, rigido, solo perché siamo molto lontani. E brillano tantissimo, pur essendo così sottili, soltanto perché sono composti prevalentemente da ghiaccio e quindi hanno un alto albedo, un'alta riflettività e riflettono benissimo la luce del sole e si rendono molto luminosi e spettacolari. Però in realtà sono composti da tutte queste piccole particelle. O sassi, queste sono delle illustrazioni di fantasia, ovviamente, che però ci fanno rendere conto di come potrebbero essere visti da vicino questi anelli del pianeta Saturno. Concludiamo parlando di un'altra particolarità. Alcuni satelliti di Saturno vivono tra i suoi anelli e vengono chiamati
i satelliti Pastore. Si definiscono satelliti Pastore, si definisce satellite Pastore un satellite che con la sua particolare orbita, in prossimità di un anello, contribuisce a mantenerlo in equilibrio, pur modificandone la forma praticamente, e anche l'estensione attraverso meccanismi di interazione gravitazionale. E contribuisce anche a creare le numerose divisioni che ci sono tra un anello e l'altro. E questi satelliti Pastore di Saturno, per esempio, sono, partendo dal basso, che ha la forma veramente di un panino al salame. Io non ci volevo credere quando l'ho visto, è veramente una forma particolare, probabilmente ha subito vari scontri. Dafne, Pandora, Epimeteo, Atlas. Sono tutti satelliti che appunto contribuiscono a creare queste divisioni e a mantenere gli anelli in equilibrio. Benissimo, allora io vi ringrazio, chiudo qua, scusatemi se sono andata un po' lunga, e grazie a tutti quanti per l'attenzione, continuiamo la serata con altre cose, video di Franco molto interessanti. Andrei a parlare un attimino di congiunzione molto velocemente. Vi faccio giusto vedere che cos'è. Vi condivido subito il mio schermo. E questo sarebbe il momento in cui vi chiediamo di uscire sul balcone. Ma tanto, vabbè, qua, almeno qua a Savone è molto nuvolo, quindi non si vedrebbe nulla. Ma come dicevo all'inizio, abbiamo un po' barato perché in questo momento i pianeti sono tramontati e quindi, grazie alla tecnologia, io cerco di farvi vedere che cosa c'era in cielo qualche ora fa. Ok? Quindi se io qua torno indietro un attimino nel tempo, ecco qua che spuntano dall'orizzonte Giove e Saturno. Come vedete già oggi, che è il 18, sono già molto vicini. Guardate quanto devi ingrandire prima di andarli a risolvere entrambi. Ok? Qual è l'evento che si verificherà fra qualche giorno? Facciamo passare il tempo. Vedete che domani, che è il 19, saranno ancora più vicini. Il 20 ancora di più e il 21, che è il giorno della congiunzione, saranno vicinissimi. Con questo software possiamo anche approssimativamente vedere più o meno qual è la distanza angolare. La distanza angolare è di soli 6 primi di grado, ok? Quindi un grado già è più o meno la dimensione della Luna, mezzo grado, un grado, non mi ricordo esattamente, 6 primi di grado è un decimo. Quindi questi due pianeti formeranno quasi a occhio nudo un'unica stella nel cielo. Speriamo che non sarà nuvolo qui, soprattutto qua da noi, e così me la posso vedere anch'io. Perché è così stupefacente questo evento? Ma è così stupefacente per la sua rarità. Per trovare una congiunzione così vicina bisogna andare indietro di circa 800 anni. Non è che i Giove e Saturno vanno in congiunzione ogni 800 anni, vanno in congiunzione circa ogni 20 anni scarsi. Il problema è che queste congiunzioni non sono così vicine. Quindi cosa si intende per congiunzione? Si intende quando i due pianeti sono entrambi visti sotto lo stesso meridiano dalla Terra. Mettiamola così, quindi sono allineati sullo stesso meridiano. Quindi se io mi sposto di circa una ventina d'anni e vado a cercare di nuovo Giove, adesso è sotto l'orizzonte, ma basta far passare un po' di ore e lo vedremo spuntare nel cielo. Vedete che Giove e Saturno qui sono di nuovo vicini, quindi facendo passare il tempo, vediamo che vanno in congiunzione. Però la loro distanza, beh, adesso qua lo fanno persino sottoterra, quindi da noi non sarebbe visibile, ma togliamo la Terra dai. Vedete che la loro distanza è ben superiore alla congiunzione che c'è quest'anno. Vediamo se riusciamo a misurarla. Vi ricordate, era 6 primi di arco, qua siamo ben oltre un grado e 11 primi. Ok? Quindi circa 12 volte più distante di quanto non saranno fra 3 giorni. Come dicevo, l'altra congiunzione, bisogna andare indietro nel tempo e andare fino al 1226, mi sono scritto la data qua, il 3 maggio, cerchiamo di nuovo Giove, eccoli qua, Giove e Saturno sono di nuovo vicinissimi. La distanza in questo caso era di soli
due primi d'arco, quindi il 1226 ci ha battuto. Noi adesso abbiamo sei primi, nel 1226 era un terzo la distanza tra i due pianeti, quindi probabilmente non erano veramente distinguibili a occhio nudo l'uno dall'altro. Quindi l'evento è così spettacolare perché appunto porta questi pianeti veramente a sembrare un unico punto nel cielo. E perché loro si incontrano ogni 20 anni, ma solo rarissimamente sono così vicini, ma perché le orbite dei pianeti che ruotano intorno al Sole non sono perfettamente complanari, cioè i pianeti, il sistema solare ruota un po' tutto sullo stesso piano, però questi piani di rotazione, di rivoluzione dei pianeti sono leggermente inclinati e questo fa in modo che quando i pianeti noi li vediamo in congiunzione, non è detto che siano sempre alla stessa distanza, ovviamente relativa, come diceva l'Alessandra, questi pianeti non si incontrano fisicamente, è solo uno scherzo prospettico di noi che vediamo due oggetti, l'uno più distante dell'altro, che ci sembrano sovrapporsi solo per un gioco appunto di banale prospettiva. E un'altra curiosità che vi voglio far vedere, che è molto particolare, è il cosiddetto moto retrogrado. Io seguivo già questi pianeti da circa da agosto di quest'estate e vedevo che appunto si stavano, cioè vabbè, vedevo, poi mi sono documentato che si stavano avvicinando, però stava succedendo una cosa un po' particolare. Adesso vi cerco di farvela vedere sempre con questo software di planetario. Allora, io faccio passare i giorni abbastanza velocemente e fisso in cielo, non fisso Giove, ma fisso una stellina, quindi vorrei fissare nel cielo, tenere ferma una stella sullo sfondo e vediamo che cosa succede. Allora, levo la Terra, sempre per semplificare un po' le cose. Vedete che, se io qua sto andando indietro nel tempo, andando avanti nel tempo, tutti i pianeti, quindi la Luna, magari rimpicciolisco un filino, si muovono tutti in senso antiorario, mentre Giove e Saturno no. Perché questo? Vedete che Giove e Saturno si stanno muovendo, devo tornare indietro nel tempo, si stanno muovendo in moto contrario a quello con cui si muovono normalmente i pianeti esterni rispetto alle stelle fisse. Vedete che sembra che si fermino e poi tornino indietro in un'altra direzione. Questo fenomeno si chiama moto retrogrado e ha sempre incuriosito l'uomo. L'uomo ha sempre osservato il cielo e per spiegare questo modello, nell'antica Grecia c'era un sistema che era il sistema tolemaico. Io adesso ho rubato un video su YouTube, vi faccio vedere una piccola animazione. Vedete, questa qua era la spiegazione del sistema tolemaico, cioè il sistema tolemaico vedeva la Terra al centro dell'universo e quindi per spiegare questo strano comportamento dei pianeti doveva usare questo sistema di epicicli e deferenti, cioè un sistema molto complicato, cioè questi pianeti ruotavano in quel cerchio più piccolo che a sua volta ruotava in un cerchio più grande che ruotava intorno alla Terra perché la Terra era al centro di tutto. Poi con Copernico questo modello è stato sostituito da un modello dove al centro della rotazione del sistema solare c'è stato messo il Sole e a questo punto questo gioco che qui viene disegnato in rosso del pianeta che sembra tornare indietro rispetto al suo moto si vede in questo caso con Marte che è semplicemente un gioco prospettico della Terra che sta superando angolarmente il pianeta Marte. Quindi noi che siamo sulla Terra lo vediamo tornare indietro per un certo periodo di tempo fino a quando poi non lo superiamo e poi lo vediamo tornare nel suo moto normale. Non è una cosa proprio banalissima, però è abbastanza curiosa e avevo piacere di farvela vedere. Bene, io a questo punto, se non avete domande su questo argomento, lascerei subito la parola a Franco che ci farà vedere e ci spiegherà quando e come ha fatto
le foto della congiunzione. Queste qua non saranno foto, diciamo, estetiche, ma sono solo foto che vogliono far vedere come questo fenomeno sia visibile già con strumenti alla portata di tutti. Grazie. Allora, la nostra intenzione era quella di documentare giorno per giorno in questo periodo l'avvicinamento che vi ha fatto appena vedere Marco col planetario. Noi avremmo voluto, desiderato farlo vedere con delle immagini prese direttamente col telescopio, però il cattivo tempo ci ha messo il bastone tra le ruote. Per cui sono riuscito a fare riprese soltanto il giorno 10 di dicembre e 13 di dicembre, e adesso vi andrò a far vedere. Intanto, il giorno 10 erano ancora piuttosto lontani tra di loro, erano poco più di un grado, per cui ho dovuto usare questo telescopio, che è un piccolo telescopio, un rifrattore che ha una lunghezza focale di 480 mm, e che permette di ottenere un campo visivo abbastanza, che permetteva di ottenere un campo visivo abbastanza ampio da poter inquadrare tutti e due i pianeti nello stesso campo. Poi il giorno 13 si erano già avvicinati, erano a 53 primi l'uno dall'altro, allora ho potuto cambiare il telescopio, usare questo che ha una lunghezza, anche se molto compatto, però ha una lunghezza focale nominale di 2 metri per un gioco di curvatura degli specchi che lo compongono. E con questo ho potuto far sempre inquadrarli nello stesso campo, però con la resa che si vedono un po' più grandi. Ecco, il primo video che ho fatto dei video in modo che si potesse avere la sensazione che si ha mettendo l'occhio all'oculare di un telescopio. Qui avevamo Saturno molto piccolino sull'angolo di sinistra e Giove, già che si intravede con i suoi satelliti galileiani, qui in basso. Poi, questo il giorno 10, e sempre il giorno 10 usando un programma che permette di ottenere un ingrandimento virtuale pur utilizzando la stessa ottica, ho potuto ingrandire di 5 volte quello che mi rendeva il telescopio e poter inquadrare meglio Giove, che qui in questo caso lo vedete sovraesposto perché è molto luminoso, e l'ho volutamente sovraesposto per poter mettere in evidenza i 4 satelliti che in quel giorno erano tutti sulla sua destra. Poi, andando avanti, mi sono poi portato su Saturno per vedere come si poteva ingrandire. Ho ottenuto questo piccolo risultato perché con l'ottica sempre che vedete qui in alto, 480, anche se a 5 volte ingrandita, si ottiene una focale 2004, che non è ancora sufficiente per poter vedere qualche dettaglio. Comunque, già si poteva intuire il globo al centro e gli anelli, quantomeno la forma ovale. Ecco, da notare la turbolenza. Vedete questo effetto che si vede l'immagine continuamente che si muove. Questa è causata dalla turbolenza dell'atmosfera, che è tanto più evidente quanto l'oggetto che si vuole inquadrare è basso sull'orizzonte, perché logicamente il fascio di luce che arriva a noi attraversa uno spessore maggiore di atmosfera, e questa, essendo in continuo movimento per i suoi sbalzi di temperatura tra i vari strati, provoca proprio una deviazione della luce, per cui noi lo vediamo come se fosse in una pentola che bolle. Questo è il motivo per cui è stato lanciato in orbita il telescopio spaziale, perché quello, essendo al di fuori, non soffre assolutamente di questi problemi, e
ci ha regalato immagini straordinarie. Allora, possiamo andare avanti. Qui passiamo al giorno 13, quindi ho usato quel telescopio un po' più potente, che ho dovuto comunque ridurre, no? Perché la focale piena sarebbero 2 metri. Ho dovuto ridurre, inserendo un gruppo ottico, a farlo diventare come se fosse 1260 mm, perché altrimenti non li avrei inquadrati nello stesso campo. Comunque, a questa focale si vede un po' meglio l'ovale di Saturno e un po' meglio i satelliti, che in quel caso erano, in quel giorno, erano tre da un lato e uno dall'altro, che ora vedremo meglio proseguendo. Ecco, adesso io ho mantenuto l'immagine, diciamo il video, così come l'ho girato, ho spostato l'inquadratura, ho spostato materialmente l'inquadratura col telescopio, ho portato Giove al centro dell'inquadratura, Saturno logicamente è sparito, per poterlo poi ingrandire e averlo al centro. Al centro si ha sempre una resa maggiore, perché non si eliminano le ulteriori distorsioni che può dare il telescopio. Ecco, questo è il risultato ingrandendo quel telescopio, che è un catadiottrico, un Celestron C8. L'ho portato a una focale equivalente di 6.300 mm, 6,30 m. Giove sempre sovraesposto per poter vedere i satelliti un po' meglio, e noi lo facciamo scorrere e cerchiamo un punto. Diciamo, ecco, bisogna trovare il fotogramma dove c'è la turbolenza, era minore, e si intravedono quasi i dischetti dei satelliti che erano in quell'occasione disposti così come leggete: Callisto, Europa, Io, e Ganimede era dall'altra parte, mentre il giorno 10 Ganimede era qua. E il movimento dei satelliti è piuttosto rapido, perché io compio una rotazione in poco meno di 2 giorni. Europa in 85 ore, Ganimede in 17 giorni, e Callisto, che è il più lontano, in 17 giorni. Per cui, guardandolo ogni giorno e anche ad ore differenti dello stesso giorno, si può apprezzare la loro danza intorno al pianeta. Lasciamo andare avanti il video. Ecco, questa è la sensazione che si avrebbe guardando il telescopio all'oculare. Ecco, ora io ho ridotto volutamente l'esposizione per cercare di sospariti, quindi sospariti dalla vista i satelliti, per cercare di capire qualche dettaglio. E si intravede appena appena la banda nord, perché essendo così bassi, come dico, la turbolenza è eccessiva. Tant'è vero che quando i pianeti sono così bassi, gli astrofotografi non tentano neppure di fare delle fotografie, perché sanno che, anche se hanno una dotazione abbastanza sofisticata, il risultato sarà sempre scadente. Ora passiamo al prossimo. Ecco, sempre quella sera lì ho portato su Saturno, guardate come sembra che bolla, e ho cercato, sempre con quell'ingrandimento a 6.300, di prendere qualche dettaglio. Anche qua bisogna cercare il fotogramma dove è un po' più fermo, comunque si intravede il globo, i suoi anelli e la zona tra il globo di Saturno e gli anelli, la separazione. Possiamo scorrere. Ecco, questo
Qui mi sono di nuovo rifocalizzato con Giove, ho messo un altro sistema di abbinamento, lenti e telescopio per cercare, ho introdotto una lente cosiddetta di Barlow. Si intravede un po' meglio forse la banda nord, ma niente di che, perché purtroppo qui la vince la turbolenza atmosferica. Invece, quest'estate, quando era un po' più alto, avevo tentato sempre questa impresa. Era sempre comunque abbastanza basso, però era più alto di quello che è in questi giorni. E in questa ripresa, che è fatta un ingrandimento ancora superiore, si intravedono già meglio le due bande, le due fasce, e la macchia rossa che era qua, in questa posizione qua. Poi da questo video, estraendo i fotogrammi migliori con appositi programmi, vengono sommati, ho sommato i fotogrammi migliori, come dicevo, e da questo è venuta fuori una foto che non è certa ai livelli di quelle professionali, però che adesso vi faccio vedere. Allora, un attimo. Ecco, ho tirato fuori questa, si vedono un po' meglio le bande, la macchia rossa e due satelliti che in quell'occasione erano Europa e Ganimede, che erano molto vicini prospetticamente a Giove, e dopo tutti potuto immortalarli. Ecco. E niente, a questo punto non avrei altre cose da potervi far vedere, perché, come ho detto, non ci sono state occasioni particolari per poter fare ulteriori video. Speriamo nei prossimi giorni che vada meglio, ma sembrerebbe proprio di no. E quindi a questo punto ripasso la parola a Marco per Grazie. così. Grazie Franco, grazie del lavoro che hai fatto. Nel frattempo sono arrivate un po' di domande, una che chiede come sarà la congiunzione fra 800 anni. E niente, rispondiamo andando a vedere. Grazie per la domanda, comunque così mi sono andato a fare. No, sto scherzando, è stato molto divertente andare a cercare. La prossima sarà quella lì tra 800 circa anni, sarà nel 2815, 5 anni in meno, perché nel 2820, perché loro si incontrano, vi ricordate, ogni 20 anni scarsi, vanno in congiunzione. Andiamo a vedere, la curiosità di misurare quanto sarà, quindi leviamo la Terra come facciamo di solito, quanto andranno vicino questi due pianeti. 2815, me lo sono scritto qua, ah, ok. Vedete che si stanno avvicinando, eccoli qua. La congiunzione è il 22 febbraio 2815. Possiamo andare a misurare quanto sono vicini. Vi ricordate, questa volta erano 6 primi, 10 primi. Quindi nel 2815 ci sarà di nuovo una congiunzione Giove-Saturno molto molto bella, però non bella come la nostra. E ho Poi cercato. Marco, ce la Condividi. fai arrivare a Ah, avete ragione. 7541? Non sto O condividendo lo Stellarium schermo. non ci riesce? Questo potrebbe essere un problema. Quindi fra 800 anni e 2815, scusate, non condividevo lo schermo, ed è 10 primi, ed è questa qua. E poi invece, bazzicando un po' su internet mentre Franco parlava, ho visto che ce n'è una nel 2417 ad agosto, il 24 agosto, che sarà a 5 primi circa, quindi leggermente più vicina di quella che abbiamo noi adesso. Speriamo che sia sereno, se no non la vediamo. Sì, Puoi questo è andare vero. avanti ancora di tanto? Posso andare dove voglio. Prova il 7541, perché ci sarà un'occultazione. 7541. Ci sarà un'occultazione. La segniamo in agenda? Sì, Eccola qua. facciamo una diretta. L'occultazione invece è una congiunzione ancora più spinta. Vedete, Giove e Saturno si stanno avvicinando sempre prospetticamente e
passeranno, Non mi dice la data. no, non passano, 7541. Non dice il giorno, è sul sito di Sky Telescope. Ah. Magari non è qua, vedete che danza fanno in cielo, adesso mi serve perdere un po' di tempo per andare a cercare che cosa succede. Beh, intanto se metto la montatura equatoriale ci viene un po' meno mal di mare. Vedete che si pa passano molto Si vede la vicini, danza dei satelliti. ma non occultano. E forse c'è una congiunzione tripla. O forse una Sembra congiunzione che tripla? apparentemente si condividano i satelliti, bellissimo. Sì, ma direi che ormai Saturno è scappato. Andiamo avanti con la serata, andiamo verso la conclusione. Grazie a Franco. Ora vi faccio vedere un altro video prodotto da un nostro socio del gruppo Astrofili Savonesi, Fabrizio Biancardi, che anche lui ha fatto una ripresa, ha montato un brevissimo filmato dove cerca di spiegare anche lui che cos'è la distanza apparente, la distanza angolare sotto cui vediamo i pianeti e che cosa succederà nei prossimi giorni, un po' quello che abbiamo fatto noi col planetario adesso reale. Vi mando il video e buona visione. Di lasciare spazio alle domande e saluti finali, voglio ancora farvi vedere la cabina di regia che attiva Casa di Sandro, che ci permette appunto di andare live, oltre che su Zoom, su Facebook e su YouTube. Questo è il suo accrocchio di monitor e computer per sparare il segnale sui vari social. E lascio ancora un minuto la parola a Sandro che voleva salutare. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sia ai soci del gruppo Astrofili Savonesi che ai soci dell'associazione Polaris, e approfitto di questa serata popolata con tanti ascoltatori. Abbiamo raggiunto un picco di 108 ascolti in diretta per fare i miei migliori auguri anche a nome di tutto il consiglio direttivo del gruppo Astrofili Savonesi. Per le prossime festività. Speriamo che l'anno prossimo sia decisamente migliore di questo e che ci permetta di uscire con più liberamente con i telescopi per fare sempre più interessanti e complesse riprese. Questo è tutto da parte mia. Rilascio il microfono e la telecamera a te, Marco. Grazie Sandro, anch'io faccio i Marco, miei auguri, lascio la parola anche a Alessandra. naturalmente anche io volevo fare gli auguri a tutti, anche da parte mia. E volevo però, se avevamo ancora un secondo, volevo far vedere due foto, posso? Sempre inerenti alla congiunzione, alla serata di questo, per chiudere il tema di questa serata. Innanzitutto questa, non so se si vede, questo è un filmato di Giove. Fatto da un nostro socio, Guido Pasi, che è il nostro docente del corso di astrofotografia, e qui si vede proprio il pianeta in questo video con due satelliti che passano davanti e l'ombra di un satellite
sul corpo del pianeta. Inoltre si vede la macchia rossa qui a sud e la congiunzione come la vedremo, come avremmo dovuto vederla il 21, la serata del 21, la serata proprio della congiunzione. Va bene, a occhio nudo si vedono come un unico oggetto. Con il telescopio si potrebbero vedere risolti così i due pianeti, con Ganimede proprio sul appoggiato quasi su Giove e la disposizione così degli altri satelliti vicino a Saturno, a destra Titano e a sinistra Rea. Grazie Alessandra, e io prima di chiudere vi ricordo solo, condivido lo schermo, vi ricordo solo i prossimi due appuntamenti di Spazio per Tutti, che saranno il 15 gennaio e avremo ospite la dottoressa Chiara Righi, una nostra amica e una ligure che è ricercatrice, ormai ha salpato dalla Liguria per approdare a Brera, ma ci racconterà qualcosa di molto interessante. E poi il 20 gennaio avremo la serata alla Luna di Traverso, dove vi racconteremo qualcosa sulla Luna. Basta, io ringrazio tutti, direi che possiamo chiudere la diretta e al prossimo appuntamento, quindi al 15 gennaio prossimo, sempre alle 21, sempre su Zoom, YouTube, Facebook. Vi aspettiamo numerosi. Ciao ciao, grazie a tutti, ciao.